gruppo di circa 200 ultranazionalisti si è scontrato con la polizia nei pressi di un monastero ortodosso russo a Kiev. Una delle persone coinvolte nei disordini ha spiegato che si trattava di una risposta all'eventualità di un movimento separatista anche nella capitale. Hanno promesso di dichiarare una repubblica popolare separatista di Kiev nel territorio del monastero di Pechersk. Uno dei leader separatisti nella regione di Donetsk ha promesso di promuovere una ribellione armata qui a Kiev. Noi diciamo che qui non vi sarà alcuna ribellione armata. I disordini si sono verificati al monastero di Pechersk Lavra. Gli ultranazionalisti hanno inoltre preso d'assalto con pietre e sbarre di ferro una filiale della banca russa Sbeabank. Tutto questo avviene in coincidenza con l'anniversario dell'invasione nazista dell'Unione Sovietica nel 1941.